Oggi vorrei parlare dello ius soli, ma perché usare questi termini latini che creano solo confusione nelle persone normali? Boh. Per me significa dare gli stessi diritti dei bambini e non farli sentire inferiori ai loro coetanei, perché attenzione, si tratta di bambini, non di uomini adulti. Ma che persone siete per guardare un bambino nato e cresciuto qui negli occhi e dirgli no, tu non sei italiano come i tuoi compagni, tu di meno? Però voi contrari non avete le palle di dire ste cose in faccia ai bambini, vi nascondete dietro una xenofobia politica, eh? L'assurdità è che oggi un bambino di 10 anni nato e cresciuto a Cerignola non è italiano, ma un calciatore miliardario col nonno immigrato in Argentina è che è convinto che la Puglia sia un tipo di pizza, sì lo è. In questi giorni un partito fascista ha preso in giro degli striscioni con scritto italiani si nasce. Beh, non avrei mai pensato di dirlo, ma sono d'accordo coi fascisti, beata ignoranza. Essere italiano è mangiare gli spaghetti al sugo e tornare a casa come dopo uno scontro con Scarface, è giocare a calcetto nei campi di basket, è passare le vacanze all'oratorio feriale con i tuoi amici. Esperienze negative e positive che accumuli da quando tua madre aspetta 4 ore di troppo con le doglie in corsia a quando schiatti. L'unica cosa che non ti rende italiano è quella di credere di poter decidere chi è italiano abbastanza.